Ciao a tutti! Oggi vorrei portarvi 5 libri che hanno a che fare con il mondo asiatico. 4 di questi sono legati al Giappone, mentre uno alla Corea. Adesso passerei subito a illustrarveli. Quando si decide di affrontare e approfondire un determinato tema, è sempre buona cosa partire da un'enciclopedia per avere le linee principali che compongono quello che andremo ad affrontare. In questo caso, l'Enciclopedia dei Mostri Giapponesi di Shigeru Miyazaki. Qui abbiamo al termine del libro il glossario che ci elenca tutti i mostri e le creature presenti nella cultura giapponese. Infatti troveremo miti e leggende che sono stati tramandati nei secoli della cultura, con delle illustrazioni che ci fanno ben capire l'entità. Tutte le descrizioni spiegano i luoghi in cui è possibile trovare questi mostri, gli spiriti e il motivo per cui questi si manifestano. Shigeru Miyazaki è stato dapprima un ideatore di manga, uno dei primi dei maestri che si possono osservare nel Giappone, e la sua carriera poi è proseguita fino a diventare un illustratore e anche scrittore di manga. Qui invece ci spiega proprio l'intero mondo della cultura, dei miti e delle leggende del Giappone. Come è possibile vedere, sono moltissimi quelli elencati qui, e quindi questo è un volume da consultazione che può tornare molto utile nel momento in cui leggiamo anche altri libri. L'Enciclopedia dei Mostri, ad esempio, ci è molto utile quando affrontiamo dei volumi come quelli pubblicati dall'Ippocampo negli ultimi anni, entrambi illustrati da Benjamin Lacombe. Come ad esempio questo, Storie di fantasmi del Giappone. Oltre ad essere un'edizione particolare, sia per quanto riguarda la sua composizione, sia per le illustrazioni contenute, anche in questo caso ci vengono raccontati i miti. Ma qui abbiamo delle illustrazioni d'autore che le accompagnano. Tavole illustrate che, se avete avuto modo di andare al Tenoha, all'esibizione che c'è stata a Milano, avete potuto ammirare sicuramente bozzetti e opere di questo illustratore francese. Particolarità di questo libro è che al termine dei racconti sono stati inseriti anche dei giochi da tavolo, sempre a tema ovviamente giapponese, in cui si incontreranno un po' di creature che sono state presentate nel volume. Qui alcune parti dei suoi bozzetti. E qui una caricatura fatta sempre da Lacombe di Lafcadio Hearn, un viaggiatore e studioso soprattutto del Giappone e che, come è possibile vedere all'interno del libro, ha raccolto una buona quantità di racconti tratti proprio da questo stato. Quindi questo fa parte della serie, appunto, Storie di fantasmi del Giappone e sempre, diciamo, illustrato da Lacombe e prodotto da Ippocampo, Spiriti e creature del Giappone, sempre raccontato da Lafcadio Hearn e con illustrazioni di Lacombe. La struttura è la medesima, infatti troviamo nella prima parte i racconti con le illustrazioni, e anche qui ad esempio i Kitsune o i Kodama, come in questo caso, possiamo ritrovarli nell'enciclopedia che avevamo visto in precedenza. I racconti, le illustrazioni sono meravigliose in questo caso, racconti, bozzetti, e al termine del libro anche in questo caso abbiamo dei giochi che ripercorrono gli argomenti trattati. Un gioco da tavolo simile al gioco dell'oca. Rimanendo in tema Giappone, ma discostandoci dal settore miti e leggende, abbiamo invece la parte riguardante l'architettura. Botteghe di Tokyo è un titolo che, sempre prodotto dall'Ippocampo, ha appassionato moltissimi lettori. Anche questo, come in questa rubrica dicevamo, è riccamente illustrato da Urbanovic. E in questo caso abbiamo un libro che si divide nelle prefetture di Tokyo,
ognuna corredata da cartina illustrata, e in ciascuna di queste zone sono presenti alcune botteghe che l'illustratore ha deciso di riproporre. Quindi abbiamo l'illustrazione della facciata principale della bottega, alcuni dettagli spiegati, scritti sia in giapponese che con la traduzione italiana, e la locazione in cui sono appunto ubicati. Sono ristoranti, librerie, che raccontano la storia del Giappone nel corso delle sue epoche, le varie influenze degli stati con i quali è venuto a contatto. E così facendo abbiamo una panoramica della Tokyo, vista attraverso gli occhi delle botteghe che la costituiscono. Alcuni arredamenti. Nella parte finale del libro, in questo caso invece, sono presenti delle piccole schede in cui vediamo i materiali utilizzati dall'illustratore. Ci spiega le loro funzioni, come sono stati utilizzati in questo caso e anche qui con il procedimento di come sono nate le tavole presenti nel libro. Sempre correlato al Giappone, ma ambientato in Corea, abbiamo una graphic novel. Le malerbe. La storia delle comfort women coreane nel momento in cui il Giappone invase il territorio. Non bisogna farsi ingannare dal fatto che la storia è raccontata come una graphic novel, quindi con delle illustrazioni. Ci sono fumetti, vignette, riquadri. Narrano una vicenda travagliata, quella di profili di donne che hanno vissuto un'esistenza sotto il potere del Giappone. È una storia raccontata in due tempi, è una specie di intervista fatta alla nonna della protagonista, in cui racconta i soprusi che ha vissuto durante la guerra. Molto toccante e che apre una finestra su un argomento che probabilmente non viene trattato nemmeno così tanto. Quindi l'ho tenuto per ultimo soltanto per il fatto che non è direttamente incentrato sul Giappone, bensì il Giappone è una parte rilevante in questo racconto, ma non come siamo abituati a vederlo noi. In questo caso la protagonista in realtà è la Corea. Cinque volumi quindi legati al mondo asiatico, quattro dei quali strettamente connessi al Giappone, ai suoi miti, leggende in questi casi, mentre l'architettura nelle botteghe di Tokyo. Le malerbe assolutamente credo da leggere per comprendere una parte di storia che non vede il Giappone soltanto come protagonista positivo, ma ne rivela alcune sfaccettature. È comunque una storia molto utile da poter conoscere. Ci tenevo a fare un video che fosse legato soltanto ai libri illustrati appartenenti al Giappone e alla Corea, almeno quelli che attualmente ho in possesso, spero di incrementare questa collezione. E in un secondo momento invece vorrei fare un ulteriore video soltanto sulla narrativa giapponese che ho. Sicuramente 3-4 di questi sono giustamente stati consigliati moltissimo in YouTube, TikTok, Instagram, ma una collezione di questi con delle aggiunte va sicuramente a arricchire le conoscenze che abbiamo sul territorio giapponese. Spero quindi che vi sia piaciuto questo video, se così fosse mettete un like al contenuto e iscrivetevi al canale se vi può far piacere. Grazie, a presto!